Buongiorno a tutti, eccoci qui con un nuovo video. Oggi vi parlerò dei coltelli Extrema Ratio, un marchio veramente celeberrimo in tutto il mondo per la sua qualità e la sua funzionalità. Sono dei coltelli in acciaio Bowler N690. Tutti quelli che noi abbiamo qui sono fatti di questo acciaio. Oggi vi mostrerò i coltelli chiudibili, quelli che noi abbiamo ovviamente in negozio. Vi farò poi un video per quanto riguarda quelli a lama fissa. Se nella presentazione non c'è un coltello che voi desiderate o che avete visto comunque sul sito internet di Extrema Ratio, potete contattarci e noi vedremo di procurarlo. I coltelli che oggi vi mostrerò li troverete ovviamente anche sul nostro sito, che vi ricordo è www.rafusairsoft.com. Partirei subito con il RAO, che abbiamo la versione RAO Avio e RAO normale. Vi spiego il RAO Avio, che è quello veramente più completo e è nato appunto per la nostra aeronautica italiana in caso di necessità. È un coltello veramente molto solido nell'impugnatura, molto solido come potete vedere nella lama. La differenza tra il RAO Avio e il RAO normale sta anche nei loghi che trovate appunto sulla lama, ma non è solo questa la differenza. Insieme al RAO Avio è compreso anche il fodero, che dà la possibilità di inserire il coltello con la lama aperta, e tutto il kit di sopravvivenza, un kit dotato di tutto quello che serve in caso di necessità, per cui una bussola, acciarino, un fischietto, le lame per poter affilare appunto il coltello, le pastiglie per rendere potabile l'acqua, paracord e altri accessori comunque necessari appunto per la prima necessità. Sempre nel reparto dei coltelli, quelli un pochino più particolari, nati anche da forze speciali, qua parliamo delle forze speciali austriache, è il Gilauka. Gilauka, come potete vedere, ha questa colorazione particolare desert, come il suo fodero in kydex. È un coltello molto molto particolare, come potete vedere nella punta, che permette appunto una migliore penetrazione del coltello, ed è dotato anche di frangivetro nel suo alla fine del manico. L'impugnatura, come potete vedere, è molto particolare e permette appunto di avere una presa molto solida. Continuiamo nel reparto italiano e vi farei vedere subito il Resolza. Chi è della Sardegna sicuramente riconoscerà la forma della lama, perché appunto il Resolza nasce dalla tradizione del coltello sardo. La lama è tipica di un rasoio, e questo coltello era utilizzato dai contadini e poi utilizzato anche durante la guerra appunto dal popolo sardo. Extrema Ratio ha mantenuto la forma della lama e ha modernizzato un po' il manico. Rimanendo un po' sul tema italiano, vi farei vedere il Lucky Black, perché è lo stiletto italiano per eccellenza. Anche lui lama chiudibile e sempre molto molto pratico da aprire. Adesso ve lo faccio vedere molto lentamente, ma ovvio in caso di necessità si ha la possibilità appunto di aprire molto velocemente questi coltelli. Passiamo al Nightmare, che a me piace veramente molto. Questo è il Karambit d'emergenza. È stato creato insieme alle forze speciali tedesche. Questo Karambit è dotato di frangivetro e tagliacinture. Inoltre, la sua clip per poterla inserire nei pantaloni può essere inserita in tre, può essere messa in tre posizioni diverse, come potete vedere che ci sono tre appoggi diversi con cui potete praticamente smontare con una brugolina questa parte, o potete inserirlo dove volete. Sistema sempre di sicurezza della lama per rendere sicura e salda la lama stessa durante l'utilizzo. Poi passerei a un altro che mi piace molto, ma mi piace molto per la forma. Infatti il suo nome non poteva essere che Pantera. Infatti ricorda l'artiglio di una pantera. Molto molto bello anche lui.
come potete vedere appunto anche il sistema di apertura è molto semplice, molto intuitivo, fa sì che lo renda un coltello molto pratico e veramente bello anche da poter vedere. Passiamo all'MF2, anche lui dotato di sistemi di sicurezza, della clip, ed è un coltello veramente importante anche lui. Concluderei velocemente facendovi vedere dei coltelli che hanno per male le stesse caratteristiche, infatti è BF0, BF2 e BF3. Le caratteristiche variano per la lama e per la dimensione. Il BF0 ha questa dimensione molto piccola per essere utilizzato appunto per lavori di fino, lavori sicuramente non come possono essere per i coltelli più importanti. Anche lui dotato di clip e la colorazione è satinata. Passiamo poi al BF2 che ha questa lama tanto. Anche lui richiudibile, sistema di sicurezza e sistema di apertura molto molto semplice come tutti i coltelli Extrema Razio. Per concludere col BF3, con la lama più lunga, più appuntita, più perforante, sistema di chiusura sempre semplicissimo e di apertura ancora di più. Ecco, non sono andata ovviamente proprio nello specifico in tutto perché se no i miei video annoiano, io non vi voglio assolutamente annoiare, vi voglio solo far vedere i nostri prodotti, far vedere che abbiamo merce di qualità, quello che presentiamo è sempre tutta una qualità. Allora, ho lasciato fuori questo del Nightmare, ogni Extrema Razio è dotato di un suo bigliettino che appunto certifica il controllo di qualità, ogni coltello al suo. Inoltre noi, dato che siamo rivenditori ufficiali Extrema Razio, abbiamo anche la possibilità di poter avere in esclusiva anche dei modelli che sono in edizione limitata. Per cui quando sapete che ci saranno dei modelli in edizione limitata, mi viene in mente l'Harpoon, noi ne avevamo uno in casa. Per cui se siete interessati magari un colpetto di telefono fatecelo che sicuramente potremo venire incontro alle vostre esigenze. Per oggi è tutto, io spero che il mio piccolo video vi sia piaciuto e ci vediamo poi con i coltelli a lama fissa.